Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone Live che vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio e lo fa come ogni domenica anche questa sera. Questo pomeriggio direttamente sui campi, questa sera invece ovviamente rivedremo quanto è successo in Serie D, Girone F. Ieri è stata la giornata del derby abruzzese tra Pescara e Teramo, terminato 1-1 in Serie C, dunque oggi spazio per intero al campionato di quarta serie che ha visto una abruzzese in meno rispetto a quelle previste, perché lo sapete già, i casi Covid hanno rinviato settimana scorsa e anche questa settimana gli impegni del Notaresco, che oggi avrebbe dovuto giocare a Castelfidardo. Non è così, e poi vedremo ovviamente i recuperi che sono non solo del Notaresco, anche seppur per metà tempo, anche del Castelnuovo, che deve ancora terminare la partita contro la Recanatese. Si sono conclusi due match del girone B di Serie C, vittorie per Aquila Montevarchi e Virtus Entella sul filo di lana. Il Montevarchi ha battuto 4-1 l'Imolese, confermando che al Mannucci di Pontedera la squadra di Malotti va fortissimo. L'Entella continua una striscia positiva, batte nel finale 1-0 il Grosseto e dunque si conclude la 14ª giornata del girone B. Vediamo la classifica con l'Entella che scavalca il Pescara e sale a quota 22 punti. Oggi c'era il match tra Reggiana e Cesena, terminato 0-0, ne approfitta il Modena che si mette in seconda piazza, Pescara che rimane a 21 con l'Ancona Matelica, il Teramo è quart'ultimo, ancora in piena zona play-out, in coabitazione con una Fermana oggi vincente nello scontro diretto contro la Pistoiese, 15 punti sia per i marchigiani che per il Teramo. Peraltro queste due squadre si sono affrontate proprio settimana scorsa con vittoria del Teramo per 3-2. Ma andiamo a vedere il quadro del girone F di Serie D, poi presentiamo gli ospiti. Come detto, Castelfidardo Notaresco rinviata, Castelnuovo Trastevere 1-2, Fano Tolentino 3-1, Fiuggire Canatese 1-1, Matese Chieti unica partita senza gol 0-0, Nereto Aurora Alto Casertano 3-0, primo successo per i vibratiani di Leonardo Bitetto in campionato. Porto d'Ascoli Pineto 2-1, Vastese San Benedettese 1-0 con gol nel finale di Alonzi a tempo praticamente scaduto. Servizio con cui apriremo questo numero dell'Abruzzo del Pallone, Vasto Girardi Montegiorgio 2-1. Vediamo la classifica. Dopo 9 giornate di campionato comanda il Trastevere a 21 punti, più 2 sul Fiuggi, più 4 sulla coppia Recanatese e Porto d'Ascoli. Ma lo ricordiamo, la Recanatese deve ancora terminare il secondo tempo contro il Castelnuovo. A 16 punti il Pineto, 13 punti per Notaresco, Castelnuovo, Castelfidardo e Matese. Ora, il Notaresco ha due partite da recuperare. Una è contro il Matese, che ha gli stessi punti. L'altra è contro il Castelfidardo, che ha gli stessi punti. Mentre per il Castelnuovo vale il discorso fatto per la Recanatese. 12 punti per Tolentino e Vasto Girardi. Tristi squadre a 10, Vastese, Chieti e Montegiorgio. 8 punti per il Fano, 7 per la San Benedettese, 5 per il Nereto, 2 per l'Aurora Alto Casertano. In redazione saluto Andrea Costantini, ciao Andrea, che vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti, sorrido perché penso già a domenica prossima, tu hai detto nel pomeriggio, questa sera, ma domenica prossima magari facciamo... Domenica prossima sarà lunghissima perché ci sarà nel pomeriggio, ci saranno le partite di Serie D, poi alle 17:30... Con due derby. Con due derby, Notaresco Castelnuovo e Pineto Vastese. Il Chieti va a San Benedetto, il Nereto va a Fiuggi, mentre ci sarà poi alle 17:30 dal Mannucci di Pontedera, che è diventata la seconda casa della nostra redazione, Pontedera-Pescara. Sarà... forse la terza, perché la seconda è il Capo i Prati. Sì, è vero, è vero. A proposito di Capo i Prati, non posso che salutare direttamente dal senza giacca di Sky Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti, buonasera, ciao. Ben ritrovato. Oggi a Castelnuovo per Castelnuovo Trastevere e in collegamento saluto e ringrazio Mattia Altobelli, difensore della Vastese. Ciao Mattia. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto, benvenuto seppur virtualmente nei nostri studi. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-6237-060, WhatsApp o SMS, o se volete potete anche commentare la nostra diretta Facebook, che se non siete a casa vi tiene comunque compagnia. Io direi di partire subito, così poi andiamo in commento con Mattia.
La Vastese batte sul filo di lana la San Benedettese 1-0, gol di Alonzi al 93esimo, il servizio di Paolo Renzetti. Con una rete di Alonzi al 93esimo, la Vastese batte la San Benedettese e conquista 3 punti di platino per iniziare la risalita in classifica. Una vittoria pesantissima che sa di liberazione per gli abruzzesi dopo 90 minuti sofferti, ma che hanno premiato alla fine la formazione più propositiva. Porte chiuse all'Aragona per i lavori di adeguamento nell'impianto aragonese. Marchigiani pericolosi al terzo con la punizione di Ferretti e il colpo di testa di Svarups che salta in area più alto di tutti, trovando però la traversa della porta di Dirienzo. Al 6° minuto Alessandro cade a terra in area marchigiana con Maccarini, che lascia però proseguire con ampi gesti. Meglio nella prima fase di partita gli ospiti, che fanno più possesso palla, anche se le emozioni latitano fino al 26esimo, quando Monza, per la Vastese, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa mandando la palla di pochissimo sopra la traversa. Ma le due squadre, con il trascorrere dei minuti, continuano quasi ad annullarsi, con Di Rienzo e Knoflach mai chiamati ad interventi degni di nota. Si arriva così al 46esimo senza sussulti, con lo 0-0 logica conseguenza di quanto visto in campo. Nella ripresa avvio di partita senza sussulti, bisogna così attendere 19 minuti per il primo acuto con le noci per i padroni di casa, che dai 20 metri prende la mira mandando la sfera sopra la traversa. Gara che si gioca sulla falsa riga del primo tempo con poche emozioni. Al 25esimo c'è una mischia furibonda in area marchigiana risolta dagli ospiti in angolo. Meglio in questo secondo tempo i padroni di casa, più propositivi rispetto ai rossoblù, che al 32esimo si vedono però pericolosamente con una conclusione a giro di Lisi e con la palla che termina però a lato. Al 34esimo ancora Vastese con la punizione di Agnello e la palla in area con Alessandro che in scivolata a pochi metri dalla linea di porta mette il pallone sopra la traversa. Finale di gara convulso con l'espulsione di Fulvio D'Adderio, tecnico di casa, al 90esimo per proteste, e la rete vittoria di Alonzi per la Vastese al 93esimo che fa esplodere la gioia biancorossa per un successo che potrebbe rappresentare la svolta della stagione. 3 punti di platino per i biancorossi in vista della gara di domenica prossima in casa del Pineto. Per la San Benedettese e crisi nera. D'Adderio, è inutile sottolineare che questa è stata una vittoria fondamentale, preziosissima, pesantissima, arrivata tra l'altro al 93esimo, però soprattutto nel secondo tempo ci avete creduto di più e alla fine siete stati premiati. Sì, ma penso anche al primo tempo, insomma, una squadra ostica, la San Benedettese, che ti crea dei problemi, quindi siamo stati bravi a crederci anche al secondo tempo, ma anche al primo tempo abbiamo combattuto con tentando di fare qualche cosa e quindi insomma abbiamo creato anche 3 palle gol e si risolve ora la partita sempre con un episodio, con 2 episodi, e quindi insomma una partita combattuta, concentrati ragazzi, determinati, e siamo riusciti all'ultimo minuto, insomma all'ultimo guizzo, a fare gol e a portare a casa i 3 punti. Mai come questa volta si può dire che le sostituzioni hanno cambiato la storia di questa partita, perché Alonzi è entrato e ha fatto gol. Ah, questo sì. Quindi riproporremo Alonzi gli ultimi 15 minuti, tutte le partite, così se fa sempre gol lo proponiamo dopo. Al di là delle battute, insomma, abbiamo giocato diversamente. Alonzi sappiamo che giocatore è, però c'è anche un momento di riflessione, molte volte aiuta a riflettere e a dare quel guizzo in più. È stato fortunato per lui e per noi, e noi siamo semplicemente contenti di avere un Alonzi che ci dà una mano, e noi dobbiamo dare una mano ad Alonzi, quindi è un nostro giocatore e siamo contenti di questo, però penso che la prestazione l'abbiano fatta tutti quanti. Fa male, perché comunque almeno portavamo a casa un pareggio, anche se la prestazione non è stata sicuramente di alto livello, quindi quello che mi premeva era la prestazione. Sicuramente abbiamo fatto un passo indietro invece di farlo in avanti, e quindi bisogna lavorare, basta concentrarci sul lavoro e stare attenti al particolare, in questo caso all'episodio che comunque ti ha condannato e ci ha fatto perdere una partita che ormai era pareggiata. Nel primo tempo ci sono state pochissime emozioni, qualcosa di più si è visto nella ripresa, dove l'impressione è che la Vastese ha provato forse a fare qualcosa in più della San Benedettese. Sì, concordo, nel senso che nel secondo tempo
Secondo me abbiamo fatto bene i primi 20 minuti del primo tempo, abbastanza bene, siamo mancati negli ultimi 20 metri nella qualità del passaggio e nella conclusione, quindi abbiamo creato pochissimo, a parte la traversa subito al primo minuto, e poi nel secondo tempo la partita è stata un po' più equilibrata, anche se la Vastese onestamente ha spinto di più. Abbiamo avuto anche noi comunque le nostre chance nel secondo tempo, con una palla sbagliata dal portiere e un'occasione con Amoruso, però sicuramente dobbiamo valutare la prestazione che, ripeto, oggi è sicuramente un passo indietro rispetto a domenica. Dunque vittoria per 1-0, Mattia, quanto servivano questi tre punti? Un po' perché in fondo era uno scontro diretto contro la San Benedettese e un po' anche per cancellare un momento non particolarmente felice per la Vastese. Sì, infatti noi oggi particolarmente avevamo voglia di riscattarci, perché per quanto mi riguarda, pure nelle altre partite, secondo me la prestazione noi l'abbiamo fatta ovunque, ci è mancato solo raccogliere punti, quindi questi tre punti erano fondamentali. Sapevamo che comunque non affrontavamo una squadra facile e abbiamo provato a portarla a casa e fortunatamente ci siamo riusciti. Ecco, c'era anche, immagino, verso il finale, visto che il gol è arrivato al 93esimo, c'è in questi momenti, arriva anche un po' d'ansia, perché l'esultanza dopo il gol di Alonzi sembra, sa, quasi un po' di liberazione di una squadra che si aspettava tre punti che non stavano arrivando, è così? Sì, guarda, io particolarmente quando sto in campo perdo la cognizione del tempo, quindi sinceramente non sapevo quando mancava la fine della partita e io, fino a quando non sento l'ultimo fischio, do sempre me stesso e come tutti quanti noi, quindi l'abbiamo cercato e secondo me cercandolo poi prima o poi arriva, anche perché abbiamo avuto parecchie occasioni durante la partita per portarci in vantaggio. Anche perché insomma oggi si giocava in uno stadio vuoto, di solito in questi due anni, Mattia, noi quando parliamo di stadio vuoto eravamo abituati al problema del Covid. Il Covid in questo caso non c'entra nulla, lavori di adeguamento dello stadio Aragona, che insomma è una decisione ovviamente da parte dell'amministrazione che immagino vi ha anche un po' sia preso di sorpresa e rende anche un po' le cose più complicate, o sbaglio? Sì, a noi ci è dispiaciuto perché comunque era una bella partita ed è bella giocare con la nostra tifoseria che ci dà una mano, perché in questo momento, dato che comunque abbiamo passato questo periodo, stiamo passando questo periodo e cerchiamo di uscirne fuori, serve anche una mano da parte loro che ci aiuta a spingere, ci caccia energie che magari non abbiamo in quel momento. Oh, tra un po' ti faccio vedere anche l'episodio da Moviola che ha riguardato Alessandro, ma se non erro il lancio dalle retrovie era proprio il tuo, correggimi se sbaglio, sì. Avevo visto bene. Andrea, una domanda per Mattia Altobelli. Sì, lo saluto e gli chiedo, insomma, questa stagione, perché queste difficoltà, da dove derivano? Perché poi oggi avete battuto la San Benedettese, che non sta facendo un campionato importante, ma è una squadra importante. Avete vinto a Notaresco, che è una delle squadre più forti del raggruppamento. Queste difficoltà da dove derivano, tu che le vivi dall'interno? Ciao, buonasera. Allora, io personalmente penso che comunque queste dinamiche possono partire anche da un fattore che e credo psicologico, perché nel momento in cui tu vai affrontare squadre, comunque fai la prestazione, magari episodi non ti girano a favore, un po' secondo me ti demoralizza questo fattore. Poi una volta che entri in quel tunnel non è semplice uscire, quindi secondo me oggi ci può portare a una svolta a questo campionato. Ed è quello che ci serviva, perché comunque la vittoria ti dà sempre fiducia, ti fa sentire più sicuri, la vivi diversamente. Non perché purtroppo sei qui, non perché sei qui, io comunque faccio notare anche alcuni numeri. La Vastese, da un punto di vista dei gol subiti, appartiene alla parte nobile del campionato, perché tra le squadre che sono lì nella zona medio-bassa è la difesa migliore. Mancano i numeri dell'attacco, appena 7 gol realizzati, e oggi guarda caso si è svegliato Alonzi e avete vinto una partita nella quale siete stati piuttosto ermetici, quindi
La tua lettura è una lettura importante dal punto di vista psicologico, perché poi non fare risultato aiuta a non farne di altri. Forse da un punto di vista tecnico lì davanti qualcosa è mancato, forse tu non sei la persona adatta per dirlo, perché dovresti parlare dei compagni di squadra, però mi pare che i numeri indichino già un qualcosa dove questa squadra può migliorare. No, sì, questo è poco ma sicuro, perché i numeri dicono che comunque i gol ne abbiamo fatti pochi e ne abbiamo presi pochi, e quindi però come hai detto tu, Alonzi si è svegliato. Secondo me lui è un ragazzo che dà tanto in partita, poi purtroppo ci sono anche gli avversari, la parte tattica noi la facciamo tutti i giorni e proviamo tante cose, però poi magari in campo ci sono dinamiche, poi anche se, ritornando al fattore di prima, che se non vengono i risultati perdi quella fiducia, perdi tante cose, ed è difficile poi magari farle riuscire bene quelle cose che proviamo durante gli allenamenti. Senti Mattia, voi avete vissuto anche un momento, quelle delle dimissioni del direttore sportivo Nicola D'Ottavio, diciamo che dal punto di vista della tranquillità di una squadra non è una cosa usuale durante un campionato, immagino che anche quello può o no aver condizionato alcune prestazioni? Guarda, io ti parlo sempre di me personalmente, quelle sono dinamiche che vanno al di fuori dal calcio e non giustificano i risultati o altre cose, quelle sono questioni societarie. Noi comunque sì, abbiamo visto la situazione, dice va bene, sono cose che a noi non c'entrano, noi dobbiamo andare a fare allenamento, campo, la domenica si gioca e basta. Sì, però magari inconsciamente possono magari creare dei scompensi. Ti faccio vedere l'episodio, poi sentiremo anche l'intervista al presidente Bolami, ti faccio vedere l'episodio, poi voglio un giudizio da Stefano e da Andrea su questo intervento, lancio proprio di Mattia Altobelli, siamo nel primo tempo e siamo sullo 0-0. L'arbitro è Lorenzo Maccarini di Arezzo, intervento su Jonathan Alessandro, tra poco vi faremo vedere, ecco, anche il replay. L'intervento adesso non ricordo di preciso di chi sia, di Attila Varga su Alessandro. Andrea, che ne pensi? Ma è un po' strano. È un po' strano, è vero? Non vedo Varga andare a franare direttamente su Alessandro, sinceramente. Non vorrei che l'attaccante della Vastese abbia perso l'equilibrio un po' da solo e poi ci sia stato l'impatto, perché lui cerca di controllare questa palla, alza molto la gamba per prendere la palla e non vorrei si fosse avesse perso l'equilibrio in quel momento. Poi non so. Sembra quasi tuffarsi su Alessandro, guarda. Non lo so, è un po' strano, non usuale come intervento. Sì, effettivamente. Non è un classico intervento che si vede, proprio veramente di una scompostezza da record. È anche difficile giudicarlo. Certo, sicuramente c'è un danno nei confronti di Jonathan Alessandro, che a quel punto, una volta che fa il sombrero, non può più giocarla la palla, però. Sì. Effettivamente sì, io non so se Mattia dal campo, anche se da lontano, ha visto qualcosa, perché forse la prospettiva non ci aiuta, magari c'è stato un contatto tra i due fianchi e Varga scadendo ha poi sbilanciato anche Alessandro. Allora, io dal campo ero lontano, sì, mi sembrava rigore, però adesso rivedendo l'immagine lo è ancora di più, perché il difensore quando si gira col piede sinistro, col ginocchio, gli va sulle gambe di Jonathan. Okay. Magari lui come si sente toccare va giù. Sì, io propendo per il calcio di rigore, Mattia, non so, ripetendo quello che ho detto prima, perché nel momento in cui Alessandro si porta il pallone sul sinistro, a quel punto non può andare più da nessuna parte, perché ha praticamente un muro davanti che è praticamente per terra. Lui quando si è girato e gli ha preso sul polpaccio a Johnny, lui come ha sentito il tocco è andato giù. Secondo me è calcio di rigore, ci può stare tranquillamente. Stefano? Poi ci ha fatto capire, vedere anche lui meglio, sì. Ci può stare quel contatto col ginocchio sulla coscia dell'attaccante. Sì.
L'arbitro, lo ricordiamo, Lorenzo Maccarini di Arezzo. Ecco qua, riproposto il contatto tra Alessandro e Varga. Per fortuna poi insomma è arrivato il gol di Alonzi. Sarebbero andati al VAR sicuro. Sarebbero andati, sì, adesso, cioè, adesso no, si va al VAR veramente. Comunque no, non era. No, questo probabilmente poteva essere un intervento da VAR, Questo poteva essere. Però ci ascoltiamo le parole del presidente della Vastese, Franco Bolami. Presidente, una vittoria fondamentale per la Vastese, arrivata nel finale di una partita complicata, complessa, però alla fine è stata premiata la squadra che soprattutto nel secondo tempo ci ha provato con maggiore convinzione. Ma sicuramente una vittoria meritata, una vittoria cercata e sofferta. Questo ho chiesto ai miei giocatori in settimana, di vedere se è una cosa mentale. Poi sono contento e felice, andiamo avanti così e vediamo di alzare questa classifica. Classifica alla mano, appunto, questo era uno scontro diretto in chiave salvezza tra due squadre che hanno un presente ed un passato importante. Insomma, questi tre punti sono davvero fondamentali per iniziare quella risalita in classifica che i tifosi si aspettano. Ma sono tutte parti difficili, non è un campionato molto difficile. Abbiamo affrontato una squadra molto esperta, soprattutto una squadra che ha fatto sempre la Serie C e sappiamo il valore loro. Adesso questa sera è un successo importante, tre punti ci fa morale e questo per noi è molto importante. Vediamo domenica prossima cosa succede, voglio un ritmo uguale come stasera. L'obiettivo è ora è far sì che ci sia una serie di risultati positivi per la sua squadra, presidente. Ma guarda, io questo l'ho sempre detto, di questa squadra non è stata costruita per fare i play-out, è una squadra costruita per stare in alto in classifica. Abbiamo avuto dei problemi nonostante tanti sacrifici, però quando tu vai in mezzo al campo convinto di vincere la partita riesci a ottenere tre punti che fanno morale e questi tre punti servono per andare a affrontare domenica prossima un'altra partita importante. Mattia, l'obiettivo di fatto l'ha dato il presidente, cioè la caratura di questa squadra, una squadra costruita per stare dalla parte sinistra della classifica. Adesso mancherebbe un filotto, il problema è che domenica prossima andate sul campo del Pineto, che è una squadra costruita con obiettivi forse ancora più grandi. Sì, il presidente secondo me c'ha ragione. Io dal primo giorno di ritiro che mi sono presentato quest'anno, guardando i miei compagni, ho detto bene, quest'anno ci possiamo divertire. Comunque vedevo gente che ha delle grandissime qualità. Quindi il mio primo pensiero è stato quello, poi sfortunatamente gli episodi, tante altre dinamiche non ci ha portato dei risultati, ma secondo me se ci mettiamo lì e riusciamo a dare continuità a questi risultati positivi ci possiamo togliere tanti sassolini dalle scarpe. Senti, prima di salutarti e ringraziarti per essere stato con noi, ovviamente grazie alla Vastese, una domanda un po' off topic, perché insomma tu sei cresciuto nelle giovanili del Pescara e hai giocato a Teramo. Ieri era il giorno di Pescara-Teramo, io non so se te hai avuto la possibilità di vedere la partita, di vedere gli highlights poi al termine della gara, insomma che impressione hai avuto? No, guarda, sono onesto, la partita non sono riuscito a vederla, quindi non saprei che dire proprio. Quindi niente derby, eri già concentrato sulla partita di oggi contro la San Benedettese. Mi sto rilassando. Ecco, Andrea, che avevi una considerazione per Mattia? Io penso di sì, ha qualche rimpianto per una carriera che poteva vederlo più stabilmente in categorie professionistiche, premesso che la Serie D comunque è una categoria importante, ma se ambiva, immagino di sì, a essere più stabilmente tra i pro. Beh, rimpianti no. Certo, la cosa magari dispiace di essere sceso io di categoria, ma ciò non toglie la voglia di poter risalire su. Io ogni domenica, ogni giorno della settimana mi alleno sempre al 100% per magari un domani fare di nuovo il salto di qualità. E noi te lo auguriamo, Mattia. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Mattia Tobelli. Bocca al lupo. Bocca al lupo per la tua stagione. Grazie, ciao, grazie ciao, a Mattia Tobelli. Ciao.
Noi andiamo avanti, tra poco vedremo le immagini, il servizio di Mattese Chieti, unico 0-0 di giornata, e poi, anzi lo vediamo subito e poi facciamo alcune considerazioni proprio su Chieti. Mattese Chieti, il servizio di Samuele Mucci. Finisce a reti bianche la sfida tra Mattese e Chieti, una partita con qualche fiammata e dalle poche emozioni. Grandi protagoniste le difese delle due compagini che hanno disinnescato i reparti offensivi, mantenendo il risultato in parità. Per il Chieti assenti gli infortunati Mattia Rodia e Luca Fabrizi. Nei primi 10 minuti le due squadre sono in fase di studio e la prima occasione è del Chieti. Akamadu prova una girata con la sfera che esce fuori alla destra di Del Giudice. Un minuto più tardi il Mattese si affaccia avanti con Masi che prova un tiro alto. Al 20° minuto Baldé con un'azione solitaria ed una serie di doppi passi serve Akamadu che prova un tiro respinto con la schiena da Congiu. Un minuto più tardi il primo tiro nello specchio anche per la squadra campana con Zetola che calcia centrale, nessun problema per Fusco. Al 35° la prima vera azione pericolosa della partita è del Mattese, con Ricci che viene lanciato, attrovandosi a tu per tu con il portiere, viene recuperato da Dimino, sprecando l'occasione per portare la sua squadra in vantaggio. Nel secondo tempo parte meglio il Chieti, Mele, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce di testa con il pallone che esce fuori di poco. 2 minuti dopo ancora il Chieti, Akamadu riceve palla da Baldé e prova un tiro dal limite d'area, Del Giudice respinge in calcio d'angolo. Al 61° avviene la reazione della squadra di casa, cross di Fabiano e Luasni salta di testa ma la palla finisce fuori. Al 77° Elwasni prova una rovesciata in area ma colpisce la testa di Chiacchia, l'arbitro fischia il fallo ed ammonisce l'attaccante verde oro. All'82° calcio d'angolo per il Chieti battuto corto, Mariani da posizione defilata prova un tiro troppo debole per impensierire Del Giudice. 6 minuti dopo Elwasni si incarica della battuta di un calcio di punizione ma manca lo specchio della porta. A 1 minuto dalla fine incredibile disattenzione della retroguardia neroverde con Chiacchia che sbaglia il retropassaggio mandando al Fagheme a tu per tu con il portiere ma Fusco rimedia salvando la sua squadra. Al 94° Akamadu allarga per Ventola che calcia alto da posizione defilata e su questa azione termina la gara con un pareggio che non accontenta nessuno dei due allenatori. Per il Chieti rimandato l'appuntamento con i 3 punti che manca dalla prima giornata di campionato. Tra 7 giorni in casa della San Benedettese l'occasione da non fallire per tornare a sorridere. Mi spiace di accontentarsi solo delle prestazioni, però bisogna sottolineare i momenti positivi della partita. Abbiamo non subito mai un tiro in porta, il nostro portiere è stato sempre inoperoso. Questo significa che piano piano stiamo cercando di sistemare anche questo aspetto. Sotto la via del gol abbiamo concluso molto di più oggi, non c'è stata la possibilità di fare gol, ma in questo momento mi dispiace perché noi e io soprattutto voglio vincere tutte le partite, però in questo momento il percorso è questo, la squadra sta cercando di reagire e di accettare anche questi momenti, non di difficoltà, però dei momenti in cui non riusciamo a sbloccare e vincere facilmente le partite. Però i ragazzi oggi hanno fatto una grande prestazione, io sono soddisfatto del loro impegno e della loro attenzione, oggi veramente senza nessuna sbavatura, e questo è un altro piccolo passo. Le squadre si allenano anche così, cercando di migliorare i punti deboli, e io credo che noi lo stiamo facendo e sono anche soddisfatto. Domenica ci aspetta una partita complicata a San Benedetto del Tronto, ma noi andremo sempre per cercare di fare punti e cercare finalmente questa vittoria. Se non sarà domenica sarà quell'altra, noi non molleremo mai e quindi credo che la squadra piano piano prenderà consapevolezza e riuscirà a fare queste partite, riuscirà a fare 3 punti che naturalmente piacerebbe a tutti. Però in questo momento dobbiamo per forza prenderci solo la prestazione, perché se mancasse la prestazione perderemmo anche questo tipo di partite. La partita termina sullo 0-0. Oh, 0-0 è un momento un po' così, Stefano, per il Chieti. Vittoria che manca dalla terza, non sì, dalla prima giornata di campionato, dalla terza giornata di campionato a Porto d'Ascoli, Chieti 1-2. Però le prime 3 giornate con 2 vittorie ci avevano probabilmente illuso che avremmo visto un campionato diverso. Ora, il campionato che sta facendo adesso il Chieti è in linea con quello che tu pensavi, che pensi possa essere il cammino da qua alla fine, cioè sarà sempre così, oppure pensi che sia un momento negativo e che il Chieti possa avere qualcosa in più di quello che abbiamo visto finora? Ma lo deve essere assolutamente. Perché poi continuare a fare questo cammino significherebbe soffrire ogni domenica, ritrovarsi
invischiati in una fase di classifica, una situazione di classifica davvero difficoltosa, e poi lo sappiamo che cosa significa lottare ogni giornata per strappare punti, anche un punto per potersi salvare. Poi se lì sotto si inizia a fare complicata, ricordiamoci che non sarà come l'anno scorso, che si bloccheranno i play-out. Certo. E quindi poi i play-out si giocheranno e saranno, e là è una lotteria, quindi io non posso pensare che questo è il campionato del Chieti, che viene con la stessa società da, lo ricordiamo, da un campionato brutto poi bloccato per Covid, ma comunque era nelle zone basse della classifica, e dunque quella deve essere per forza una lezione. Oggi sicuramente a Piedimonte Matese il Chieti è andato a fare una classifica e una partita per portare a casa punti, è andato a fare il punto, anche il punto, subendo poco in fase... Il punto oggi va bene. Soffrendo poco in fase difensiva, sì. Non scoprendosi più di tanto. Ha avuto quelle occasioni con Akamadu che, insieme a Baldé, forse due giocatori che hanno gambe e riescono a correre e a darsi degli spazi, hanno fatto discretamente bene, sono andati alla conclusione più e più volte, forse a volte non precise, a volte con la bravura del portiere, comunque non hanno trovato il gol, però oggi hai fatto una partita. Hai badato a non prenderle e poi sei cercato di ripartire. Adesso in casa, o comunque già a San Benedetto, c'è bisogno di vedere un altro Chieti. Certo. Assolutamente. Un Chieti che non può essere quello che abbiamo visto finora. Anche perché, Andrea, io stavo vedendo un po' il ruolino di marcia e ti dico le ultime 5 del Chieti. Pareggio a Vasto Girardi, sconfitta in casa col Castelfidardo, pareggio a Vasto, sconfitta in casa con il Castelnuovo e pareggio questo pomeriggio. Ma al di là della sequenza di risultati, che ti ha segnato un gol col Vasto Girardi e un gol nella sconfitta in casa contro il Castelnuovo. Dopodiché ha fatto 0 gol col Castelfidardo, 0 gol a Vasto, 0 gol oggi. Prima, siccome parlavi dell'attacco della Vastese... E anche in casa neroverde davanti probabilmente bisogna fare qualche piccola riflessione, qualche cambiamento, non lo so. Sicuramente sì, il mercato si riaprirà tra poco, è stato ampiamente aperto, qualcosa bisogna fare lì davanti. Io ho già detto, Fabrizi in Serie D è una buona alternativa. Però probabilmente fare un campionato con lui titolare e Akamadu probabilmente non è il massimo. Poi non vorrei neanche troppo sovraccaricare la responsabilità verso un solo giocatore. A me sembra, l'ho già detto, che questa squadra debba essere rinforzata, c'è bisogno di un giocatore di struttura in mezzo al campo, c'è bisogno di un centravanti in difesa. I numeri lo dicono, ma anche la conformazione della difesa con un under più Aquilanti e Bassini, quindi a livello di individualità ci siamo, la fase difensiva è nel complesso discreta, ripeto, serve un giocatore di struttura che sappia anche inserirsi, vedremo anche come entrerà nell'11 titolare Ventola, prima o poi accadrà. Forse lui è stato preso per fare la mezzala. Io non sarei sorpreso se poi alla fine si ritrovasse a fare il quinto, perché probabilmente Di Mino è un giocatore interessante, ma è leggerino. Quindi gestendo anche un po' la situazione degli under, magari prendendo un giocatore di struttore in mezzo, mettendo Ventola a fare il quinto e gestendo anche la situazione degli under in maniera diversa, magari il Chieti riuscirà a quadrarsi. Però è evidente che è dalla cintola in su che ci sono i problemi del Chieti. Akamadu può essere una risorsa, ma lui deve fare di più e la squadra deve anche metterlo maggiormente nelle condizioni di esprimersi al meglio. Eh sì, va bene, ecco, alcune delle azioni di questo pomeriggio, non moltissime, non è stata una partita... No. Una partita interessante dal punto di vista delle emozioni. Adesso ci sarà la trasferta a San Benedetto. Bisogna approfittare del momento negativo della San Benedettese. Sì, sono due squadre che non arrivano bene. Ma per forza di cose. Bisogna approfittare di questo momento se si vuole risalire da questa anche perché se, Riviera delle, se tanto mi dà tanto il Riviera delle Palme a Chieti porta bene, quindi noi magari ci auguriamo che dopo la vittoria col Porto d'Ascoli a Riviera delle Palme arrivi il terzo successo in campionato. No, ma volevo un attimo tornare. Peraltro grande classica di due squadre che hanno una storia, ma certo, che sì. Adesso vederle nella parte destra il campionato di Serie D fa specie. Nobili decadute di solito. Sì.
No, ma tornando al discorso un attimo, al volo di quello che facevo prima, facendo il raffronto a due stagioni fa, se andiamo a riprendere quel calendario del 2019-2020, il Chieti era partito fortissimo. Sì, sì. Pareggio a Vasto, vittoria col Pineto, vittoria con l'Atletico Porto Sant'Elpidio. E poi arrivò il 4-0 col Matelica e ci fu questa... Beh, vabbè, speriamo con tutti gli scongiuri del caso. No, per dire che quello, per ribadire che quella stagione serva da lezione. Certo, sì, sì. Ma sicuramente, come diceva certo, Andrea, insomma, c'è piena consapevolezza, insomma, sicuramente Lucarelli avrà le armi per invertire la tendenza. È un allenatore esperto che sarà sicuramente trovare la soluzione. Oh, siccome prima, durante la parte dedicata alla Vastese, ci hanno scritto quando saranno recuperate le gare del Notaresco, dopo la pubblicità, il Notaresco non ha giocato, però avremo in collegamento l'allenatore del Notaresco, Massimo Bifani, magari ce lo facciamo dire da lui. Pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Live, diamo la buona serata all'allenatore del Notaresco Massimo Epifani. Ciao Massimo. Buonasera e grazie dell'invito. Ben ritrovato, grazie a te per averlo accettato. Una domenica, la seconda di riposo. Ma perché Costantini ce l'ha sempre con Fabrizi? Poi facciamo rispondere Andrea. Tanto continuano ad arrivare i messaggi. Dicevo, domenica di riposo per voi, forzato, ovviamente fatto malvolentieri perché immagino avreste voluto giocare. Oggi sei stato a San Benedetto del Tronto? Sì, sono stato a San Benedetto, la seconda domenica che siamo fermi e siamo tutti dispiaciuti perché è meglio stare in panchina a giocare le partite che stare a guardare. Approfitti per andare a vedere qualcosa e sono andato a vedere la partita a San Benedetto, Porto d'Ascoli, Pineto e quindi solo per rendersi conto delle altre squadre. Tra un po' la vediamo. Intanto ci avevano chiesto quando recupererete gli impegni di campionato e coppa. Per il campionato mi sa che c'è ancora da aspettare, vero? Ma per il campionato bisogna, non dipende solo da noi, bisogna trovare le date per recuperarle, perché poi in questo mese che andiamo ad affrontare ci sono diversi impegni. Già mercoledì noi recupereremo la partita di Coppa Italia contro la San Benedettese, poi ci sarà un infrasettimanale l'8 dicembre, quindi poi ci sarà un altro infrasettimanale il 23, mi sembra, 22 di dicembre, quindi dobbiamo trovare una data per recuperare la prima che è col Matese e poi mettere anche quella col Castelfidardo, quindi bisogna sedersi, bisogna trovare le date giuste per fare recuperi. Non posso non chiederti, visto che lo stop è derivato da casi di positività di alcuni ragazzi under all'interno della vostra squadra, come stanno e qual è la situazione, se si sta normalizzando la situazione in casa Notaresco? Sì, si sta normalizzando e siamo stati subito bravi a fermarci a fare allenamenti singoli per cercare di non aumentare i numeri di casi e quindi questo devo fare un plauso al mio staff tecnico, alla società che sono stati subito bravi, però ci ha forzato di saltare due partite che in questo momento era meglio giocare. La situazione è sotto controllo, il gruppo squadra ha fatto il giro di tamponi venerdì, siamo tutti quanti negativi, ci siamo tornati a allenare il gruppo, questa è la cosa più positiva. Adesso man mano recupereremo i nostri positivi, anche se stanno benissimo, quindi di questo aspettiamo che rientrino in gruppo. Sei andato a vedere il Pineto oggi, però visto che parliamo di alta classifica, se voi doveste, e ve lo auguriamo, vincere due recuperi, vediamo la classifica, sareste potenzialmente, ovviamente fai tutti gli scongiuri che vuoi, tanto adesso c'è la classifica, quindi non ti vede nessuno, sareste a pari punti con il Fiuggi a meno 2 dalla capolista Trastevere, che ti facciamo vedere nel servizio di Stefano Recanati, che è qui con noi, che ha vinto oggi a Castelnuovo 1-2 servizio.
Al Comunale di Castelnuovo passa il Trastevere. I capitolini, nonostante la doppia superiorità numerica, riescono a superare l'ostacolo nero-verde solo nel finale con una rete del neoentrato Bai che regala ai suoi la vetta solitaria della classifica. Guido Di Fabio concede un turno di riposo a San Severino per dar spazio all'ex Tancredi. In avanti a comporre il tridente sulla tre quarti c'è Foglia in luogo di Morelli. Mister Mazza dalla sua conferma per 9 undicesimi la formazione che ha sconfitto a domicilio il Fiuggi con la penna Ilari a sostituire Laurenzi e Squerzanti. Gara subito godibile, con le due squadre che si affrontano dal primo minuto a viso aperto. A farsi vedere verso la porta avversaria sono subito i padroni di casa. Sterzata di De Gidio sulla sinistra che serve all'indietro Ripa, la conclusione respinta con i pugni da Semprini, poi sbroglia la difesa. Gli ospiti però, alla prima occasione, passano a condurre. Caparbio Corsetti a contendere la sfera Pulsoni. L'assist all'indietro trova in Sannipoli il più veloce ad avventarsi sulla sfera che attraversa una selva di gambe e si infila alle spalle di Grace. Il Castelnuovo accusa il colpo ma protesta al 39esimo per un atterramento in area di rigore di Foglia. Per il direttore di gara Tomasi Di Lecce si può proseguire. Il finale di partita è di totale marca nero-verde. Emili in verticale verso Ripa che anticipa l'uscita di Semprini ma la sfera finisce sul fondo. Gestione dei cartellini da rivedere da parte del direttore di gara che al 45esimo spedisce anzitempo sotto la doccia Marianeschi, reo di aver colpito a volto un avversario, e la seconda espulsione stagionale per il centrocampista. Ma nel momento di maggior difficoltà il Castelnuovo pareggia i conti. Pallone profondo di Alfieri che trova Terrenzio, salito per l'occasione dalle retrovie. Il tiro del capitano trova la deviazione vincente sotto porta di Ripa che con il vero senso del gol infila l'incolpevole Semprini. Quinto gol in campionato per il giocatore in maglia numero 9. Nella ripresa Di Fabio abbassa Foglia sulla linea dei centrocampisti e lascia De Gidio fare il pendolo per dare una mano a Ripa. Ed è proprio l'esterno nero-verde ad avere sui piedi il pallone del vantaggio, ma il tiro dalla distanza viene messo in corner dal portiere. Dalla bandierina, azione insistita dei locali, sfera che giunge in aria, ma Ripa da pochissimi passi di testa non riesce ad inquadrare lo specchio. I laziali scendono di intensità nella ripresa, ma si rendono pericolosissimi a metà frazione. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Tarantino sparisce dai sistemi radar della difesa nero-verde e colpisce indisturbato verso la porta, ma deve fare i conti con l'intervento di Grace superlativo. Due giri di lancette e Castelnuovo che addirittura resta in 9 con la doppia ammonizione rimediata da Ripa, reo di aver detto qualche parolina di troppo al direttore di gara. Si fa durissima per i padroni di casa che si vedono superare anche nel punteggio al 40esimo. Dagli sviluppi di un fallo laterale, disattenzione difensiva della difesa che perde il neoentrato Bai, bravissimo a girare di prima intenzione verso la porta e battere Grace che deve capitolare per la seconda volta. Festeggiano ora i Granata che vedono premiati i loro sforzi. Il Castelnuovo però non vuole cedere il passo e hanno nei piedi di Bolo l'occasione per pareggiare l'incontro, ma il calcio di punizione dal limite fa solo la barba al palo. Sarebbe stato un super gol per l'italo argentino. Al triplice fischio finale fanno festa solo i laziali che ora guidano il girone F di Serie D, mentre il Castelnuovo deve subito archiviare questa sconfitta e preparare la sfida di domenica prossima contro il Notaresco. Vabbè, ci arrabbia un po' per tutto perché la mia squadra ha disputato una grandissima partita contro forse la squadra più forte di questo campionato, ma non abbiamo subito niente, abbiamo giocato con tantissima personalità, siamo rimasti in 10, in 9, fino alla fine ci abbiamo creduto avendo un'occasione anche all'ultimo secondo, quindi segnali importanti da parte della mia squadra. Poi avete visto voi quello che è successo in campo, ma dispiace per quello perché noi nel primo tempo abbiamo fatto un fallo con Terrenzio ed è stato ammonito, loro hanno fatto 7-8 falli della stessa intensità, non ammonivano e i nostri si lamentavano per non aver avuto lo stesso metodo di giudizio, ammonivano i nostri e poi è stata la conseguenza delle espulsioni. Questo non va bene perché non premia tutto il lavoro che ha svolto la mia squadra. Quello di novembre è un mese difficilissimo e bisogna affrontare delle gare importanti. Domenica ci sarà ancora un derby, si va a Notaresco e lo si fa senza Marianeschi e Ripa. Sì, sì, ma giocheranno altri, non è quello importante, non perdere certezze, anzi questa è una partita che te le deve dare ancora di più perché hai dimostrato in campo tutto, abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, quindi adesso ci lecchiamo le ferite, facciamo il mea culpa, in settimana ci rimettiamo a lavorare e pensiamo alla partita di domenica a Notaresco. Sì, ma ringrazio il mister per i complimenti.
Ma secondo me sì, non abbiamo fatto benissimo come in altre occasioni, però forse oggi la partita è stata un po' incanalata con molti scontri fisici, è stata una partita molto maschia, quindi a livello di contenuti tecnici secondo me potevamo fare molto ma molto meglio, però siamo contenti perché a volte vincere questo tipo di partite fa bene. Vittoria per il Trastevere, avevamo con la coda dell'occhio... Stavo guardando la reazione di Massimo Pifari quando tu hai fatto la domanda a Guido Di Fabio: domenica sarete a Notaresco senza Marianeschi e Ripa? Se avesse il volto tradiva qualche emozione positiva, invece è stato assolutamente, lo possiamo confermare, assolutamente impassibile. Però insomma, sono due assenze pesanti per il Castelnuovo. Sì, Jacopo, sono due assenze pesanti sicuramente, ma anche noi non ci dimentichiamo che veniamo da due settimane un po' terribili, abbiamo dei giocatori anche noi fuori, quindi la paura mia adesso, la ripresa, è che veniamo da una grande vittoria di Fano e adesso dobbiamo rimetterci subito a pedalare contro una partita, contro una squadra che secondo me sta facendo molto molto bene, perché l'ho visti anche loro un paio di volte quest'anno, hanno un bravissimo allenatore, una squadra che ha un'identità ben precisa, e quindi bisogna fare una grande settimana e affrontare questa gara con grandissima determinazione. Prima di chiedere a Stefano un giudizio sul Castelnuovo, ti chiedo, visto che parliamo di vetta della classifica, se ti aspettavi che il Trastevere, che io personalmente, voi addetti ai lavori magari molto più di me, noi conoscevamo non tantissimo perché di fatto è una new entry di questo raggruppamento, se ti aspettavi già questa squadra pronta a prendersi la vetta della classifica. Sì, Jacopo, perché negli anni passati questa è una squadra che ha sempre lottato per vincere il campionato in un altro girone, quindi abituata. E ha dei giocatori importanti, uno su tutti Corsetti, che è un giocatore che ha fatto in Serie D grandissime cose, e quindi una squadra che è abituata a stare sempre lì davanti è pericolosa, e anche se c'è da dire che quest'anno il campionato è molto molto difficile, perché secondo me è molto livellato in alto, perché ci sono tante squadre forti e non c'è un risultato scontato, e quindi essendo livellato in alto sarà una dura lotta fino alla fine. Stefano, è chiaro che giudicare la partita di oggi, non considerando il fatto che il Castelnuovo sia rimasto 9 contro 11, significa fare un torto alla realtà dei fatti, certo. Perché poi peraltro in 10 contro 11 il Castelnuovo l'aveva anche rimessa in piedi. Che partita è stata? Una partita difficile, una partita dura, più non so se è più del previsto, ma comunque una partita maschia giocata su troppo, ma su tanti scontri fisici. Infatti anche Mazza, mister del Trastevere, ha detto sì, abbiamo vinto, ma non sono soddisfatto, perché comunque non abbiamo fatto una partita bella sotto il profilo tecnico, ma lo si poteva immaginare già dall'inizio, quando tanti scontri anche a centrocampo. E gli episodi, le due espulsioni hanno condizionato la partita del Castelnuovo, ma lasciami dire che è vero che il direttore di gara ha avuto questa gestione dei cartellini un po' da rivedere, ma anche il fatto che due giocatori del calibro e dell'esperienza di Marianeschi e Ripa non possono prendere dei cartellini gialli per proteste. Sì, perché fino a quando è un fallo, ok, ma prenderlo per protesta poi può condizionare la partita, e oggi lo si è visto. Al netto del fatto che il direttore di gara non ha fatto una delle migliori partite che abbiamo visto da un direttore di gara, però prendere dei gialli per protesta. Poi contro una squadra così ben inquadrata, perché il Trastevere, vi dico la verità, è una squadra forte, forte, quadrata, che gioca. E mister Mazza, comunque, mi aggancio anche a quello che ha detto il mister e lo saluto. Mister Mazza ha fatto i complimenti al girone F di Serie D, perché ha detto è un girone diverso dagli altri, è un girone ben assortito dove ci sono tante squadre, è un bel girone dove c'è calcio. Sì. Non l'abbiamo messo nell'intervista, ma ve lo posso confermare che l'ha detto. Ci scrivono che da tenere d'occhio la Recanatese, che molti magari
A volte spesso ci dimentichiamo dell'area canatese, però tu avevi detto, e l'hai ribadito anche il servizio di oggi, che il mese di novembre è un mese importante, sì, per il Castelnuovo. È un mese difficile, un mese che non difficilissimo, è partito benissimo. A Chieti ha vinto. Ha vinto a Chieti, poi oggi ha perso, e poi ci sarà, ecco, Notaresco, che sarà una sfida difficilissima. Poi c'è il recupero. Il proseguo della partita contro l'area canatese, appunto, si parte dall'1-0 in favore, sì, del giallo-rosso gol. 24 sì, novembre. Quindi è confermata che il 24 il Castelnuovo non giocherà la Coppa, i sedicesimi di Coppa contro la Cinzia Albalonga, ma giocherà il proseguo della partita contro l'area canatese, che la vede sotto 1-0 gol di Minella. E poi c'è il Fiuggi in casa. Andrea, sei d'accordo con la lettura? Poi ti faccio rispondere ai messaggi che ti sono arrivati da Chieti, promesso, sugli attaccanti, su Fabrizi e quant'altro. Però, insomma, sei d'accordo con la lettura di Stefano? Giocatori del calibro di Marianeschi, che il mister conosce molto bene, di Ripa, in certe situazioni, quando vai a giocarti uno scontro comunque diretto contro il Trastevere, probabilmente sul cartellino, bisogna fare attenzione anche ad alcuni dettagli. La tiratina d'orecchie va fatta a Marianeschi perché è recidivo. Era successo già a Castelfidardo con la squadra avanti e lui con quell'espulsione ha compromesso poi quella prestazione, ha inciso molto quel cartellino rosso. Quindi per quanto riguarda Marianeschi sicuramente tiratina d'orecchie, sono convinto che gliela farà ancora una volta anche Guido Di Fabio e magari si farà sentire anche la società, perché lui è un giocatore importante e quindi deve finire le partite. Sì, si potrebbe dire lo stesso di Ripa, però è pur vero che se condanniamo la direzione arbitrale del direttore di gara ci sta pure che i giocatori si innervosiscano. Quindi anche lo stesso direttore di gara, hai già estratto un cartellino rosso, doppia ammonizione anche con proteste, magari devi cercare anche un po' di tapparti le orecchie se ti arriva una protesta, peraltro anche da diversi metri di distanza. Quindi io boccio assolutamente Tomasi di Lecce e faccio una tiratina d'orecchia a Marianeschi, che se la merita. Sull'espulsione di Ripa magari avrà detto qualcosa che non doveva dire, però dopo aver lasciato una squadra in 10 uomini, tirare fuori in quel modo anche un altro cartellino rosso, tiratona d'orecchie per Tomasi e magari qualche settimana di riposo per riflettere. Sì. Stefano, ha messo da parte un episodio da Moviola che non riguarda non riguardano cartellini. Riguarda una zona dove il Castelnuovo ha protestato, ma dalle immagini poi rivedendo in fase di montaggio si vede ben poco. Il Castelnuovo ha protestato per un atterramento di foglia su un cross di Degidio, non mi ricordo bene, va a terra. Eccolo qui. Va a terra, però la palla forse era anche irraggiungibile per foglia. Non c'è niente per me. Sì, siamo d'accordo. Era perché hanno provato. No, ma siamo assolutamente no. Avevano protestato, sì. Ma anche dopo c'erano convinti di questa azione anche nel dopo partita. Certo. Siamo sicuri, cioè l'ho detto subito che non. Certo. Massimo, ci stiamo dimenticando l'area canatese? Rivediamo un po' la classifica. No, noi che la raccontiamo questo campionato. L'area canatese secondo me è una squadra forte, ha cambiato meno di tutti e ha giocatori importanti dallo stesso allenatore che ha finito lo stesso l'anno scorso e credo che sia una squadra forte e lo sta dimostrando dai risultati. Questo è un po' il campionato, perché chi ha cambiato di meno in questo momento sta lì davanti e ha più facilità in questo momento del campionato. Chi ha cambiato di più sicuramente hanno fatto tutte le battute dal resto, ma questo fa parte del percorso di crescita, come ho detto anche nelle passate interviste, dove noi ci siamo passati anche noi. Però avendo tante esperienze di questo campionato, io credo che è sempre il giro di ritorno quello che decide la vincente di questo campionato, quindi adesso bisogna pedalare, bisogna diventare squadra più possibile e cercare di fare più punti al giro di boa. Poi il giro di ritorno con il mercato aperto e cambiano molti aspetti. Oh, ci hanno scritto, tenetevi Massimo Epifani, gli devo leggere il messaggio di prima, ci hanno scritto mettetevi in anima in pace, il campionato lo vince il Notaresco. Ora,
noi non è che ci dobbiamo mettere l'anima in pace, perché se un abruzzese che il campionato di Serie D non vince al 2012 ci tornasse finalmente a far vincere un campionato di Serie D, noi siamo disposti anche a fare un pellegrinaggio, perché ci manca veramente da tanto, troppo tempo, Massimo, ci manca questo campionato. Il pellegrinaggio lo farei pure io con te, Jacopo. Vabbè, certo. Insieme. No, noi per qualsiasi, te se lo vince il Notarezzo, noi per qualsiasi abruzzese lo vinca. Sì, noi sicuramente abbiamo costruito una squadra forte. È logico che quest'anno, più che mai, l'anno scorso eravamo noi e il Campobasso che ci siamo giocati il campionato fino a 3 partite dalla fine. Invece quest'anno credo che ci saranno più squadre, sarà un campionato sicuramente molto più bello, e quindi ci sono tante difficoltà, chi tiene più botta, chi perderà meno partite in questo campionato arriverà in fondo e lo vincerà. A proposito di squadre che lottano per l'alta classifica, adesso ci spostiamo a San Benedetto del Tronto per vedere la sconfitta del Pineto contro il Porto d'Ascoli. Te, Massimo, oggi c'eri a Riviera delle Palme, ci vediamo al servizio e poi commentiamo la partita dei biancazzurri di Marco Pomante. Tantissima, in rimonta contro un Pineto molto forte che avrebbe meritato di uscire dal campo con risultato positivo. I biancocelesti sorpassano proprio gli abruzzesi in classifica e si assestano al terzo posto. Inizio a ritmi elevati con il Pineto che fa vedere subito di che pasta è fatto e al quarto va in vantaggio. Baldinini crossa dalla destra trovando al centro dell'area l'ex Minnozzi che inzucca superando Testa. Gli abruzzesi sulla spinta del gol vanno anche vicini al raddoppio. Non sono trascorsi neanche 60 secondi quando Milincleri sfonda sulla destra e tira in diagonale, ma il pallone sfila sul fondo. Il Porto d'Ascoli non sta certo a guardare e all'ottavo trova il pari. Punizione dai 25 metri di Napolano, Mercorelli vola deviando sul palo e sul pallone vagante si avventa Sensi che mette dentro dall'area piccola. Al quarto d'ora si rivede il Pineto che va vicino al nuovo vantaggio. Lo scatenato Baldinini mette un altro cross per la testa di Pepe che prova a trovare un D'Andrea testa superlativo a deviare in angolo. I ritmi si abbassano e si arriva al 32esimo quando Cardella appoggia per Minnozzi che calcia le prime intenzioni, ma Testa è attento e respinge. 2 minuti dopo ci prova Napolano su punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore, ma colpisce solo l'esterno della rete. Prima del duplice fischio, un'occasione per parte. Prima è Barlafante a impegnare Testa, poi su Napolano Mercorelli è attento. Nella ripresa, al secondo, conclusione secca di Cardella, col pallone che sfila di poco sul fondo. Al settimo, il Porto d'Ascoli mette la freccia. Verdesi fugge lungo l'auto di destra e crossa, dove Petricci, con un perentorio colpo di testa, mette la palla all'incrocio dei pali, rendendo vano il volo di Mercorelli. La gara diventa spigolosa, con gli uomini di Ciampelli che si difendono bene. Si arriva al 26esimo quando Minnozzi inzucca, ma Testa è ancora pronto a mettere in angolo. Gli ultimi minuti vedono la spinta del Pineto sempre più intensa. Al 44esimo Testa conferma che questa è proprio la sua giornata, respingendo da campione su Cardella. Al triplice fischio è festa Porto d'Ascoli, con una classifica che diventa sempre più bella e con un Pineto che esce dal campo con l'ennesimo rammarico di questo inizio di stagione. Una grande vittoria ottenuta contro una grande squadra e soprattutto dopo una grande settimana, nel senso che è un premio per il lavoro fatto da questi ragazzi in questa settimana, da quando sono arrivato qui a Porto d'Ascoli. Credo che da un punto di vista della qualità del lavoro e dell'intensità e della proposta di allenamenti settimanali sia stata la nostra miglior settimana. Sapevamo che questo poteva non bastare per fare il risultato contro una squadra che onestamente penso che sia fortissima, anzi non forte, fortissima. E aver vinto questa partita ci dà ancora più consapevolezza che la nostra salvezza passa attraverso le nostre settimane di lavoro. Ha fatto una grossa prestazione con una squadra organizzatissima, che è molto forte nella fase difensiva, molto forte nelle ripartenze. Dispiace perché c'è stata grossa mole di gioco da parte nostra, abbiamo avuto tante occasioni, penso che il portiere loro, Andrea Testi, che conosco bene, ci ha giocato all'Aquila, penso abbia fatto la differenza. Dispiace anche perché potevamo fare molto di più, è vero della buona prestazione, però potevamo fare molto di più, a volte eravamo troppo frenetici nel forzare troppo la giocata, andavamo troppo in profondità, invece loro la profondità non te la lasciavano mai, ti lasciavano molto l'ampiezza, dovevamo sfruttare di più l'ampiezza con i nostri quarti. Dispiace perché
ogni volta che andiamo un po' in difficoltà, cioè quando subiamo gol abbiamo sempre quei 5-10 minuti blackout, una squadra esperta come la nostra, forte come la nostra, non può farlo. Oh, Massimo, tu oggi hai visto la partita, noi abbiamo visto ovviamente gli highlights, ti hai visto gli interi 90 minuti, c'è da dire che il migliore in campo è sicuramente dalla parte del Porto d'Ascoli, Andrea Testa, il portiere del Porto d'Ascoli, perché le occasioni, il Pineto, per rimetterla in piedi, per vincere, le ha avute, eh? Sì, indubbiamente. Logico che il portiere ha fatto dei grandi interventi, ma questa è una squadra, il Porto d'Ascoli, difficile da incontrare, specialmente in casa, perché si difendono tutti sotto palla, ti lasciano pochi spazi, come ha detto il mister, non ti lascia la profondità. Quindi è difficile giocare contro loro perché poi sono bravi nelle ripartenze, ma questo è il loro DNA. Sono stati costruiti in questa maniera, ti fanno giocare perché ti danno il possesso palla, però quando perdono palla, quando tu perdi palla sono molto pericolosi. E poi hanno un'altra caratteristica importante, che hanno un calciatore come Giordano Napolano, che ogni volta che c'è un calcio piazzato, un calcio d'angolo, una punizione laterale, è molto pericoloso. Quindi non hanno i punti che hanno, non li hanno a caso. Perché hanno proprio questo modo di giocare che sta rendendo tantissimo. E il Pineto, che impressione ne hai tratto da questo pomeriggio? Prima abbiamo sentito Marco Pomante che ha detto forse avremmo dovuto sfruttare più i quarti, più le corsie esterne, e poi abbiamo sempre questo problema che quando subiamo gol poi ci sono 5-10 minuti in cui abbiamo un blackout, spariamo dalla partita. Il mister sa come gestisce tutta la settimana la squadra. Per quanto riguarda il mio commento sul piede, è una squadra forte, una squadra, anzi fortissima, secondo me. Ha preso giocatori forti, ha riconfermato giocatori importanti, ha cambiato poco confronto all'anno scorso, e quindi la squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per il campionato. Andrea, che impressione trai da questo Porto d'Ascoli? Anche qui, formazione che, proprio perché neopromossa, stiamo imparando a conoscere nel corso delle settimane, peraltro anche il Notaresco ci ha lasciato dei punti contro il Porto d'Ascoli, è una formazione scorbutica, e il Pineto probabilmente questo pomeriggio ha pagato il fatto di non aver concretizzato i tanti episodi che ha avuto. Io penso che la forza del Porto d'Ascoli sia la San Benedettese, nel senso che loro sono, immagino, molto stimolati da questo fatto di essere nello stesso campionato e nello stesso girone, anche perché anche sui social vedo che questa non rivalità, anzi sul fronte Porto d'Ascoli si tende a dire noi siamo la Sechievo di una volta, sì, ma c'è grande rispetto che viene mostrato dai dirigenti e dall'ambiente Porto d'Ascoli nei confronti della squadra che rappresenta poi in realtà tutta la città di San Benedetto del Tronto, però secondo me questo motiva anche tantissimo la squadra, che sta facendo degli ottimi risultati e poi ha un'identità ben precisa che si porta dal passato. È una squadra che lo scorso anno ha vinto i playoff, è stata promossa, ha questo elemento come napolano che ricordava il mister Epifani, tra l'altro ex della San Benedettese, che è un po' l'epicentro del gioco, perché lui agisce da raccordo per la manovra, però ha anche questo tiro straordinario da sempre in carriera, e oggi l'1-1 praticamente è merito suo. È una squadra che vive sulle ripartenze, squadra solida, e che viaggia sulle ali dell'entusiasmo anche di fronte a questa superiorità stagionale che ha in città rispetto alla blasonata San Benedettese. Quindi io penso che questo sarà un po' il motore di questo campionato. Magari pagherà un po' più dazio quando si avrà una stagione dove saranno ripristinate le gerarchie ordinarie. Eh sì. Oh, visto che sono le 20:40 e tra poco dobbiamo salutare il mister Epifani, ringraziando ovviamente lui e il Notaresco per il fatto che sia qui con noi questa sera. Andrea, ti lascio alcune domande sul Notaresco, immagino qualche curiosità. Sì, una proprio ce l'ho sulla punta della lingua. Abbiamo già parlato con Berardini
Ma perché, Massimo, questo Notaresco in casa sembra un po' buttare al vento quello che di ottimo fa in trasferta e non solo in questo campionato, ma anche nello scorso campionato? Ma secondo me ci possono essere tante risposte. Sicuramente le due partite in casa, perché poi col passo girato abbiamo fatto una grande gara. Le due partite in casa, il dispiacere mio è che non abbiamo proprio giocato. Credo che sia riguardante molto l'aspetto mentale e quindi ci sto lavorando tantissimo, perché è una squadra che fa 4 partite fuori, di cui ne vince 3 e una ci pareggiano sul rigore inesistente a Porto d'Ascoli al 90esimo. Credo che qualche domanda me le pongo. Credo che sia molto l'aspetto mentale. Ci stiamo lavorando e mi auguro che già da domenica prossima facciamo una grande gara in casa. E poi avete perso un giocatore di riferimento lo scorso anno che è Banegas, non solo lui, sono arrivati tra gli altri Maio e Valenti. A che punto sono nell'assimilazione di quello che è il gioco che vuoi proporre? E poi anche a centrocampo questo assortimento anche con i due vecchietti, insomma, come procede questo assemblaggio? Ma noi abbiamo cambiato tanto, Andrea, perché non abbiamo avuto la possibilità di trattenere molti giocatori che volevamo tenere. Purtroppo il mercato di Serie D non ti dà la possibilità di fare mercato una volta e poi magari lo tieni per 2-3 anni i giocatori. Però abbiamo rimpiazzato insieme al direttore con giocatori importantissimi, perché Valenti, Maio sono giocatori importantissimi per questa categoria. Per quanto riguarda i vecchietti a centrocampo, vecchietti tra virgolette, perché quando si allenano, io li alleno, è un piacere allenarli, perché sono due giocatori che danno molto anche durante la settimana. L'assemblaggio della squadra che ha cambiato tanto, piano piano cresce molto la conoscenza sia di quello che vuole l'allenatore, sia la conoscenza tra i giocatori. Sono soddisfatto di quello che stanno facendo. Adesso dobbiamo migliorare questo rullino in casa che è importante ai fini del campionato. Grazie Massimo per essere stato con noi, in bocca al lupo Massimo. Anche a te per il campionato. Grazie a voi. Grazie a Massimo Epifani, buona serata. Noi ovviamente ringraziamo sempre il Notaresco, l'ufficio stampa, Matteo Falzon, che ci ha messo a disposizione Massimo Epifani. Stiamo per andare in pubblicità. Andrea, prima però ti faccio rispondere alle due sollecitazioni che arrivano a ridere. Alle due sollecitazioni che arrivano da chiedi. Uno, un tifoso, un telespettatore ti chiede perché ce l'hai sempre con Fabrizio, e l'altro ti dice ma le devi vedere le partite, perché se tu vai a vedere 7 gol del Chieti, 6 l'hanno segnati gli attaccanti, quindi il problema con ogni probabilità va cercato altrove. Io devo dire la verità, prima di farti rispondere devo fare un discorso che chiarisca a monte quello che era il nostro di discorso. Non volevamo dire un problema di attaccanti, un problema di attacco. Nelle ultime 5 partite 2 gol, con ogni probabilità una squadra che ha degli obiettivi, la salvezza in primis e poi ovviamente per la storia, per la tradizione, per la caratura che chiedi anche qualcosa in più, 2 gol nelle ultime 5 partite forse sono un po' pochi. Comunque ti lascio la risposta. Sì, ma è molto, molto semplice. Io tra l'altro ho detto che non è giusto neanche caricare tutto su Fabrizi. Per quanto riguarda il giocatore, è un giocatore che in Serie D non è stato mai un titolare nelle precedenti sue esperienze, è un giocatore che si è alternato tra panchina e titolarità, e ritengo che quello possa essere il suo ruolo. E la mia non è tra virgolette una bocciatura, è che probabilmente il Chieti ha bisogno di un centravanti di un certo spessore da affiancare a Kamadu, e Fabrizi può essere un buon terzo attaccante. Tutto qui. Poi io sono d'accordo anche col fatto che non è solo un fatto di attaccanti, e infatti ho detto che probabilmente il Chieti ha bisogno di almeno un altro elemento di struttura a centrocampo,
che aiuti a fare gioco e aiuti anche a fare degli inserimenti che sono fondamentali anche per sostenere il gioco degli attaccanti. E ho anche parlato di Ventola, che forse è stato preso per fare il centrocampista, ma magari a questa squadra serve più come quinto. Quindi sono d'accordo sul fatto che non è solo un fatto di attaccanti, ma che serve anche altro, e io spero che Chieti possa trovare la chiave di volta proprio per uscire fuori da questo momento d'impasse, perché la classifica, che nelle prime giornate era una bella classifica ma molto provvisoria, ora ci avviciniamo alla doppia cifra di giornate, comincia a essere una classifica più veritiera, ed è una classifica che vede il Chieti nella zona di destra, quindi bisogna fare senza dubbio di più. E a proposito, prima di andare in pubblicità, siccome il mondo è bello, perché Vario era appena arrivato un SMS, guarda qua, lo riproponiamo, possibile che i dirigenti, il presidente e il direttore sportivo non si accorgono che a Chieti mancano le punte per la mole di gioco che fa? Beh, il centenario comunque in zona retrocessione, grazie presidente, vabbè, togliamo magari la seconda parte perché chiaramente l'amarezza del tifoso del Chieti che magari avrebbe preferito la sua squadra in un'altra posizione, prima parte ci è funzionale per spiegare che poi... anche la Vastese, ad esempio, abbiamo parlato dei problemi in zona d'attacco, certo. Non abbiamo parlato in precedenza, però se uno va a vedere diversi gol li ha fatti Alessandro, oggi ha segnato Alonso, sono tutti attaccanti. In realtà è un fatto e di individualità, è un fatto anche di strutturazione più generale della squadra, quindi insomma il discorso mi sembra chiaro, ma lo abbiamo detto anche prima che arrivassero i messaggi. Pubblicità, l'ultima per questa sera, poi rientriamo con il successo, il primo in campionato del Nereto contro l'Aurora, Alto Casertano, tra poco. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone per questa domenica senza campionati di Serie A e Serie B, aspettando domani sera, insomma, il Red Nazionem per la nazionale di Roberto Mancini contro l'Irlanda del Nord. Bisogna vincere sicuramente, fare comunque lo stesso risultato rispetto alla Svizzera e sperare di non farsi recuperare i due punti in differenza reti. Chiudiamo, torniamo ai fatti di casa nostra con la bella vittoria 3-0 del Nereto contro l'Aurora Alto Casertano in quello che era veramente uno scontro diretto per la formazione vibratiana. Il servizio di Roberta Di Sante. Prima vittoria stagionale per il Nereto, che regola con un netto 3-0 l'Aurora Alto Casertano, una vittoria pesantissima che arriva al termine di una settimana di rivoluzione in casa vibratiana, nel corso della quale ben 11 calciatori hanno svestito la casacca rossoblù e altri 6 sono approdati alla corte del presidente Bartolini, uno dei quali Sant'Angelo, subito in campo dal primo minuto nell'11 titolare scelto da Bitetto, che deve rinunciare all'infortunato Pedalino. Nell'Aurora Alto Casertano invece squalificati il centrocampista Amabile e il tecnico Campana, in panchina siede Sant'Angelo. In apertura il Nereto si fa subito pericoloso con un lampo di Cipriani che dopo appena un minuto insidia la porta di Kuzmanovic, ma il rasoterra termina di poco al lato. Al 12esimo l'Aurora Alto Casertano perde Mancino, rimasto a terra dopo uno scontro in mischia. Il numero 10 Campano non ce la fa ed è costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Al suo posto entra Illuminato. Azione rocambolesca al minuto 20 con il Nereto che prova a complicarsi la vita da solo, ma per fortuna degli abruzzesi Chiacchio viene fermato in posizione di offside. È comunque la formazione di casa a fare la partita e a sfiorare il vantaggio al 28esimo, quando Brunozzi serve Salvatori, la respinta e il nuovo tentativo che costringe Kuzmanovic a rifugiarsi in corner. Quindi il Nereto ci prova anche dalla distanza con Ristoschi, ma la conclusione termina al lato e si perde sul fondo. In avvio di ripresa prende fiducia la formazione ospite, che si scuote al rientro dagli spogliatoi e nel giro di due minuti sfiora per due volte il vantaggio. Al quarto Tia dalla destra serve in area Chiacchio, che fallisce incredibilmente un rigore in movimento. Quindi ancora Tia in becca Monteleone, che di testa spedisce di poco alto sulla traversa. Ma il Nereto non ci sta e la reazione dei padroni di casa è veemente, con i locali che al 12esimo sbloccano la contesa in ripartenza. Azione sulla destra di Cipriani, che prende il tempo agli avversari e mette in mezzo il velo di Ristoschi e Boito, che tutto solo deve solo depositare la sfera in fondo al sacco. Insistono i locali, che guadagnano un buon calcio di punizione al 14esimo. De Falco mira all'incrocio, ma Kuzmanovic si supera e dice no.
La rete del raddoppio è però nell'aria e arriva al 20esimo, ancora una volta grazie alla rapidità di Cipriani che sulla destra fa il bello e cattivo tempo, si fa sorprendere la difesa campana, azione fotocopia e colpo di testa vincente di Nardini che fa 2-0. Al 31esimo break degli ospiti che provano a recuperare le sorti del match con un tentativo in semirovesciata del neoentrato del Vecchio con la sfera che termina a lato, ma al 39esimo il Nereto spegne le residue speranze campane mettendo a segno la rete del KO. Punizione dalla sinistra, Kuzmanovic non trattiene e Ristoschi in versione attaccante d'area di rigore appoggia in rete il gol del definitivo 3-0. In pieno recupero c'è gloria anche per Diglio che al 46esimo in tuffo nega ai campani anche la gioia del gol della bandiera. Al triplice fischio può gioire il Nereto che conquista la prima meritata vittoria in campionato davanti al pubblico di casa contro un diretto avversario e si strolla di dosso i fantasmi del recente passato. Sconfitta pesantissima per i campani che restano da soli all'ultimo posto della graduatoria. Abbiamo due dei protagonisti della vittoria di oggi, Boito e Cipriani. Iniziamo con Boito, insomma una vittoria importantissima quella di oggi, non solo per il risultato netto ma perché era contro un avversario diretto. Sì, assolutamente sì, è una vittoria importante che aiuta il morale della squadra e soprattutto per noi ragazzi che ci crediamo e siamo pronti a una grande risalita. Ecco, possiamo dire che oggi con questa vittoria si apre un nuovo ciclo del Nereto, anche in virtù dei tanti cambiamenti che ci sono stati in questa settimana? Sì, assolutamente sì. Come ho già detto, noi ci crediamo e siamo pronti a lottare per la salvezza. E oggi era prima di tutto importante vincere perché ci permette di essere più tranquilli, più per il futuro. Poi sì, oggi è andata bene, ho avuto pure questi due assist e sono contento. Mister, quella di oggi è una sconfitta che non ci voleva, una sconfitta che brucia per l'Aurora Alto Casertano perché è contro un avversario diretto, soprattutto per questo. Ma per noi le partite in questo momento, come ho detto ai ragazzi in settimana, le dobbiamo valutare tutte allo stesso modo. Sapevamo che affrontavamo una squadra nelle stesse condizioni nostre, sia di classifica che di precarietà. Loro sono stati bravi a fare gol forse nel nostro miglior momento e noi ci portiamo questo male cronico che nonostante riusciamo a creare qualcosa non riusciamo a concretizzare, quindi adesso se andiamo a vedere il responso finale 3-0 ritengo che sia un risultato pesante per quello che si è visto in campo, però per come poi abbiamo affrontato il momento dopo il primo gol probabile che abbiamo meritato gli altri due gol che sono venuti. Vittoria importante Stefano per il Nereto, ma ha ragione il tecnico dell'Aurora Alto Casertano, il primo tempo e non solo, si è vista anche un po' brutta sullo 0-0 la formazione di Leonardo Bitetto. Eh sì, perché l'Aurora Alto Casertano si è fatta vedere spesso, ha avuto anche delle occasioni, poi in fase difensiva ha avuto qualche disattenzione di troppo, qualche blackout di troppo, è stato bravo il Nereto a approfittarne, vedi a volte capitano, succedono queste cose dove non riesci mai a fare un trimporto, comunque a vincere, a fare gol e poi tutto di colpo riesci ad approfittare di quelle occasioni che ti si aprono davanti e sei stato bravo a fare gol. Ossigeno puro per Renato. Secondo te, come ha chiesto anche Roberta ai ragazzi, a Boito e Cipriani, può essere, se vogliamo, una svolta? Chiaramente non è che arriveranno 80 punti, però può essere una svolta per il campionato del Nereto? Lo deve essere per forza, lo deve essere perché facciamo lo stesso discorso del Chieti, lo deve essere perché sennò là sotto poi è difficile e sei condannato a fare un campionato di sofferenza, lo deve essere la svolta, sarà difficile perché comunque è una squadra di ragazzi e a volte possono tornare dei momenti difficili durante il campionato. Andrea, rivoluzione a dir poco in casa Nereto, 11 via, 6 dentro. Sì, era evidente che questa squadra andava rinforzata. Io non so se effettivamente si è rinforzata, perché poi è stata, diciamo, quasi smantellata. Sono rimasti in pochi, tra questi Ristoschi, Salvatori,
però è stata praticamente smantellata e rifatta nel giro di una settimana, perché poi la società ha annunciato questi movimenti in settimana, ma in realtà erano già avvenuti prima della gara di Recanati. Alcuni erano scesi in campo a Recanati con un pessimo risultato al passivo e altri sono arrivati poi effettivamente in questa settimana. Io non so se il Nereto sia effettivamente più forte, ho i miei dubbi, però comunque Bitetto è la principale garanzia sul fatto che il Nereto possa ancora competere, però servono i giocatori, sono arrivati giocatori molto molto giovani, vedremo se poi hanno la stoffa. Ripeto, ho i miei dubbi che sia così, anche se oggi è andata bene, però Bitetto è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato tante volte qui in Abruzzo, ma servono anche i giocatori. Vedremo se poi questi calciatori saranno stati scelti in maniera oculata dal presidente Bartolini, dal direttore Teodoro e anche magari con l'avallo del mister Bitetto oppure no. Vediamo intanto il prossimo turno di campionato. Vi ricordiamo, settimana prossima ci sarà sabato Teramolbia, domenica alle 17.30 Pontedera Pescara, domenica alle 14.30 invece questo turno, il numero 10, il campionato di serie di Girone F, Aurora Alto Casertano Fano. A proposito di Fano, Stefano? Pare che la società abbia trovato un accordo con il nuovo allenatore, panchina affidata, bisogna attendere l'ufficialità, a Massimo Costantino, ex di Messina, Vibonese, Torres e tra le altre Vigor Lamezzi. Soprattutto Vigor Lamezzi. Vigor Lamezzi, sì, grandissimo, sì. Grandissimo Costantino. È vero, aveva un attaccante mini sergente di ferro. Aveva l'attaccante Longoni, aveva Zampaglione. Sì, aveva Forte tra i pali. Sì, vero. E aveva anche Rosti, purtroppo per lui, aveva tra anche i pali. Rosti. Sì. Aveva Marchetti in difesa, Gattari, insomma, squadra solida. Peraltro mi è tornato in mente, mentre vedevamo il servizio, adesso un off topic, mentre vedevamo il servizio di Nereto Aurora Alto Casertano, no, la divisa no. Del... Nereto sembra quella del Celta Vigo e non Andrea ha detto quella dell'Aurora Alto Casertano sembra Atletico Madrid. No, gli ho detto ha la maglia di una squadra spagnola che non è l'Atletico Madrid, cioè è anche quella dell'Atletico Madrid, ma assomiglia più a un'altra. Non riuscivo a ricordare quale, adesso mi è venuta l'Almeria. L'Almeria ha quella maglia. A me mi ricordo una cosa sola e non lo dico. Veramente off topic. Invece a me l'Aurora Alto Casertano mi ricordo una cosa sola, ma non lo dico. Cosa ti ricorda? Pietramelara, provincia di Pescara. Ah, la pioggia, ti ricorda la pioggia. Basta, vediamo il prossimo turno. Davanti agli occhi. No? Vediamo il prossimo turno, io chissà che pensavo, stavo cercando di capire quale squadra, pensate. Fiuggi Nereto, Monte Giorgio Castelfidardo, Notaresco Castelnuovo, perché sono due i derby di della settimana prossima, Notaresco Castelnuovo, Epineto Vastese, Recanatese Vasto Girardi, San Benedettese Chieti, Tolentino Matese, Trastevere. Porto d'Ascoli alle, ecco, 14.30. Jacopo, visto che ce lo fa sapere Roberta Di Santa, abbiamo parlato del Nereto, sì. Lei ci completa il discorso, Roberta ci fa sapere che ha saputo quest'oggi a Nereto che arriveranno altri calciatori, un attaccante, un difensore e probabilmente un altro under. Questo insomma conferma il fatto che è stata stravolta la rosa, ma evidentemente non basta e quindi stiamo a vedere chi altri arriverà e magari saranno arrivi che alzeranno ulteriormente il tenore di questa squadra che ha bisogno di altre addizioni dal punto di vista tecnico. Per la trasferta di Fiuggi, peraltro, io non vorrei autocelebrarmi, però ieri a Davide Ciaccia avevo detto una volta vince il Teramo e perde il Fiuggi, una volta vince il Fiuggi e perde il Teramo, oggi ha pareggiato il Teramo, vedere che domani pareggiate con la Recanatese, 1-1. Ci ho preso in pieno, va bene. E lui era anche soddisfatto, avrebbe quasi firmato. Sì, bene. Pareggio domani sarebbe positivo. Eh sì, quindi sarà contento. Va bene, noi siamo in chiusura. Grazie Andrea, ciao. Ciao a tutti. Ci vediamo domani sera. Sarà domani una sera grande settimana con domenica prossima. Grande settimana. Domani sera replay alle 21 e poi per chi magari stesse guardando la nazionale anche alle ore 23, questa è un'indicazione di servizio per chi ci vorrà seguire da casa, alle 21 e poi in replica poco dopo, di fatto con uno scarto solo di mezz'ora di pausa, alle 23
la replica immediata, così magari per chi vuole vedere replay può vederla alle 21, chi vuole vedere la nazionale vede la nazionale e poi può rivedere replay con Enrico Rocchi e i tanti ospiti per analizzare il momento del Pescara. Martedì sera ovviamente l'appuntamento con Proteramo e poi gli appuntamenti sportivi. Sabato pomeriggio c'è Teramo Olbia, quindi Abruzzo del Pallone Live con Andrea Costantini. Dallo stadio Bonolis ci sarà prima la presentazione del nuovo organigramma e poi la partita. Domenica invece, gran drittone. Peraltro, no, non ridere perché poi peraltro alle 17.30 inizia Pontedera Pescara e poi alle 18 non vuoi sapere niente, non ci sono. Inter-Napoli. C'è Inter-Napoli, assolutamente. La famosa squadra... La squadra campana contro la squadra lombarda. Va bene, grazie Stefano. Ciao. Grazie a tutti, ciao, buona serata. Grazie a Maurizio da WinRegia e a Samuele Mucci, ma soprattutto grazie a tutta la squadra tecnici e giornalisti di TV6 anche oggi fantastici. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo con l'Abruzzo del Pallone dedicato alla Serie D domenica, sabato per chi vuole seguire anche la Serie C. Buona serata.